giornate natalizie, quali sono le iniziative messe in campo dall'Istituto Comprensivo di Albignano? Sì, una serie di manifestazioni di carattere coreutico, coreografico, di drammatizzazione, bellissime attività che si sono svolte in parallelo in tutti i plessi dell'Istituto, sui tre comuni di Albignano, Dragoni e Bellatina, e tutte con un unico filo conduttore, che è stato quello da un lato di sorreggere i processi di inclusione e di recupero dello svantaggio e dall'altro quello di potenziare le eccellenze. È una scuola sempre attiva, una scuola dove le docenti sono tutte impegnate a condividere un disegno formativo unitario, e dopo la pausa del Natale la nostra scuola è già impegnata all'organizzazione degli Open Day che si terranno il 9 e il 10 di gennaio dalle 16.30 alle 18.30. In quell'occasione ci saranno momenti di inclusione, di accoglienza, dei momenti in cui chiaramente presenteremo quella che è la nostra offerta formativa con attività laboratoriali. E abbiamo il pregio di poter dire che la nostra offerta formativa è altamente qualificata, perché è partita dall'analisi delle criticità del rapporto di autovalutazione del 31 luglio, che si è svolto entro il 31 luglio di quest'anno. Abbiamo rivisto il piano di miglioramento e messo in campo delle strategie importantissime di revisione del curriculo verticale di istituto. Da questo punto di vista possiamo dire che abbiamo dotato la nostra scuola di una progettazione didattica per competenze, con ampio spazio per la laboratorialità, per i compiti di realtà, e fondamentalmente siamo soddisfatti dei risultati che stiamo ottenendo. Un augurio a tutti i genitori che ci sostengono con stima, con tantissimo affetto, e che condividono con gli insegnanti gli sforzi quotidiani per la crescita armoniosa dei nostri ragazzi.